Ciao ragazzi, come state? Io sto andando sul set del mio prossimo film Veleno, poi vi darò i dettagli nei prossimi mesi. Ho fatto questa diretta in primis per salutarvi e ringraziarvi sempre per il vostro costante affetto in tutti i festival, in tutte le situazioni in cui mi trovo. Voi siete sempre gentilissimi. Tanto sto qui alla pompa di benzina perché il runner, che adesso andò dal bar a prendere un caffè, sta mettendo il gas, quindi ciao ragazzi, ciao. Sì, parla con lui. Grazie. Ah, io intanto prendo. Aspettate, perdonate. Questo è il video verità. Guardate, ha dato sulle lei caffè, anche se in plastica, però è buono lo stesso. Però ci tenevo a dirvi qualcosina. Aspetta. Ci tenevo a dirvi qualcosina sul Pipita. In primis, sempre solo Forza Napoli, è solo la maglia che resta. Ci tenevo a dirvi qualcosina sul Pipita. Il Pipita è andato via, è stato un affare per il Napoli, economicamente anche per lui. Alla fine, che ce ne fotte? Si è voluto andare alla Juve, contento lui, che gli dobbiamo dire. L'unica cosa che spero accada è che il presidente investa i soldi e che il Napoli continui a dire la sua a livello nazionale ed internazionale, perché quello che resta e quello che è sempre restato dal 1926 è la maglia, è il nostro calore, il nostro amore, è quello che ci ha sempre contraddistinto. Mi sentite? Quindi chi aiuta, aiuta, aiuta. Alla fine noi stiamo buona così. Speriamo che arrivi qualche calciatore di qualità. Che dirvi? Certo, ci rimaniamo male, ma perché noi siamo gente di cuore, gente che quando si affeziona a qualcuno lo fa davvero. E poi i modi sono stati da pover'uomo, secondo me. Però, non tutti sono napoletani. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio. Ringrazio Francesco, Katia, Carmen, Antonio, Alessio, Roberta, Maria, Domenico. Bello tu, i miei baffi servono al mio personaggio, quindi servono. Ragazzi, un abbraccio forte. Aspettate, non so che cosa sto facendo. Grazie, ciao Gabri, Carmen. Ciao, vai, vai. Vabbè, allora ho altri 2 minuti. Allora vi parlo di Veleno e vi parlo anche dell'altro progetto che ho fatto in questo periodo. Ciao Carmen, ciao Gabri, ciao Adele. Ho fatto un cameo con Fortunato Cerlino nel primo film dei The Jackal. Stanno chiamando il runner. Il film dei The Jackal, dove facciamo un cameo io e Fortunato Cerlino, e anche questo progetto Veleno vedranno la luce cinematografica nei primi mesi del 2017. Tra ottobre e novembre ricominceremo con le riprese della terza stagione di Gomorra, quindi voglio, state senza pensiere, è sempre Forza Napoli.